Allora, la Regione Campania ha stanziato queste risorse, sono circa 200 milioni di euro a favore delle piccole e microimprese. Questi fondi sono stanziati appunto dalla Regione Campania e sono gestiti da Sviluppo Campania. Abbiamo finanziato una misura che finanzia il 100% dell'investimento e va da una minima richiesta di 30.000 euro a un massimo di 150.000 euro. È composto da un 50% a fondo perduto e un 50% con finanziamento agevolato a tasso zero con la restituzione in 6 anni con rate trimestrali. Sì, e com'è possibile poi accedere a questo finanziamento a fondo perduto che, se non erro, è utile per ristrutturazione aziendale, innovazione ed efficientamento energetico? Sì, allora partiamo dal presupposto che questa misura si rivolge alle piccole e microimprese. Quindi parliamo di piccole imprese, come previsto dalla raccomandazione CE, imprese che vanno fino a 50 dipendenti, un volume d'affari fino a 10 milioni di euro, o microimprese, imprese che hanno sotto i 10 dipendenti e un volume d'affari di 2 milioni di euro. Rivolta anche ai professionisti, apprezziamo questa apertura di questa forma di finanziamento anche ai professionisti sotto forma individuali o di studi associati. La misura, lo sportello partirà il 10 febbraio e si chiuderà il 14 marzo alle ore 12. Questa misura, si rivolge su 3 linee, quindi parliamo di digitalizzazione investimento 4.0, ossia investimento in beni previsti dagli allegati A e B del decreto legge 232 del 2016, diciamo investimenti per quanto riguarda la sicurezza e la sostenibilità sociale e ambientale, la riorganizzazione, nuovi modelli organizzativi. Quindi le imprese che vogliono ampliare i propri processi produttivi, modificare la propria organizzazione e investire in tecnologia e innovazione. E questi fondi sono praticamente a fondo perduto e come si fa richiesta per accedervi? Allora, la richiesta viene tramite il portale di Sviluppo Campania. È importante che le imprese siano in possesso di SPID e di firma digitale.